Ogni sera rientravo a casa e mi guardavo allo specchio con aria assente mentre mi lavavo le mani. Il senso di disgusto provato era semplicemente raccapricciante. Non ero brutto, nemmeno bello. 38 anni. Una vita ancora tutta da scoprire. Mi risuonava spesso nelle orecchie, una fra le tante opinioni altrui mai richieste quanto sempre dispensate. Io mi ero stufato anche solo di provarci già da tanti anni addietro, ma vagliela spiegare. Non mi entusiasmava nulla. Le giornate si susseguivano e io mi avvicinavo solo di più all'epilogo che tutti noi attende, la felicità, qualcosa che semplicemente non mi apparteneva. Il perché? La vera domanda è il perché si debba pretendere che dietro le cose ci sia sempre una spiegazione. Perché sembra che gli altri siano sempre in grado di capire a parole cosa alberghi dentro ognuno di noi? Rientrato da quel lavoro insulso che odiavo ma che ancora tenevo per pagare le bollette, quelle quattro mura, quella dannata utilitaria che mi ci portava per 8 fottute ore della mia giornata che divenivano quasi sempre 10 se non 12, le serate si svolgevano sempre alla stessa maniera. Una cena veloce e poi sul divano accendevo la TV e la rispegnevo schifato da qualunque parola, immagine o concetto fuoriuscisse da quel rettangolo del demonio. Del demonio. E poi un giorno lo capì. Non avevo trovato le risposte che cercavo nella chiesa, nelle preghiere. E allora avevo cominciato a sondare l'opposto. Perché se era vero che esisteva il cielo, c'era posto per l'oblio più oscuro. Implorai di ottenere le risposte che cercavo e le ottenni presto. D'altronde, l'inferno già lo conoscevo, lo vivevo. Dovevo solo imparare ad osservare per poter vedere, vedere sul serio. Come si contatta la morte? Il tristo mietitore, lo scheletro con la falce incappucciato e nero vestito. Così la immaginavo, così si presentò. Vi stupirà sapere che non serve molto, ma che in realtà basta anelarla, ricercarla ma sul serio. Una notte aprii gli occhi, colto da una strana sensazione, e sollevando la testa dal cuscino la vidi. Una figura in piedi, in silenzio, il mantello nero che fluttuava senza che vi fosse alcuno spiraglio d'aria, la lunga ombra ricurva dell'imponente lama di una falce. Non reagì, attesi. Fece il giro del letto e si portò al mio fianco. Puntò le orbite vuote sotto il cappuccio nei miei occhi. Disse solo: «Vergogna!» Lo ripeté più di una volta. Non ne provai. Deglutii e allungai una mano verso l'interruttore della lampada tenuta sul comò. L'accesi e mi ritrovai solo. Mi tirai su, ma di sudore quanto soddisfatto. Risi istericamente. «Esisti!» Urlai spegnendo nuovamente la luce. Cercai come un pazzo la figura nelle ombre, ma non la trovai di nuovo. Percepii solo un gran freddo, un freddo dentro. Da quel momento, niente fu più uguale. E quella sensazione di angoscia sulle spalle non mi abbandonò più.